Allora, mettiamo un ananas qui. Che gusto saranno? Fragola? Fragola. Ma secondo voi, qual è la più bella? La mia o quella del babbo? La mia, la mia. E adesso è arrivato il momento dell'assaggio. Guardate ragazzi. Assaggio? Salvo! Giorgia? Una nuova challenge che si chiama Challenge Pizza. Abbiamo preso direttamente dal frigorifero belle fresche fresche due pizze margherite, ma sono povere di ingredienti, è vero Giorgia? C'è solo il pomodoro e la mozzarella e basta, ma noi le pizze ci piacciono belle ricche di condimenti. Abbiamo sul tavolo una vasta scelta di ingredienti che ora Giorgia vi va a presentare piano piano. Che cosa abbiamo qui Giorgia? Pomodori di colore rosso, poi abbiamo un'arancia, poi abbiamo gli smarties al cioccolato, sempre colorati. Ovviamente chi vuole metterci ci può mettere eventualmente del ketchup per arricchire un la po' la maionese, esatto, maionese. Poi c'è pure l'ananas, le bananine. Tu lo sai che l'ananas gli americani la mettono sulla pizza? Vabbè, ma a loro piace. Abbiamo dello yogurt colorato, delle caramelle. Abbiamo anche delle olive e spero che non vanno a finire nella mia pizza. Perché se no, lo sai che succede? Guarda che io le caccio via dalla mia pizza perché le olive a me non mi piacciono. Te ti piacciono le olive che a me invece piacciono. Io spero invece che nella mia pizza non vadano a finire gli orsetti gommosi. Invece io sì. La mia pizza. Come sceglieremo gli ingredienti? Guardate, qui abbiamo delle carte che sono bellissime perché c'è il nostro logo, guardate bello. Sì, è proprio bello. Alzando la carta ci sarà un colore dietro alla carta che corrisponderà a un cibo che c'è qui sul tavolo. Ma prima di sceglierlo verrà lanciato il dado, che ora Giorgio vi spiega come funziona il dado. In questo dado ci sono disegnate due faccine, una triste e una sorridente. Quello che pesca la carta dovrà tirare il dado. Se esce la faccina sorridente, si sceglie l'ingrediente. Mentre se esce la faccina triste, sarà l'avversario a scegliere l'ingrediente. Mamma mia. Ma vi ricordo che alla fine, quando gli ingredienti saranno finiti, va infornata la pizza e mangiata con tutti gli ingredienti schifose che ci abbiamo messo. E se uno non l'assaggia? Perde. Uffi però! Sì! Ma che schifo! Lo so, però va mangiato, se no perde. Ok. No. Allora direi di iniziare. Chi inizia per prima? Sasso, carta, forbici. Vai, ci sto. Sasso, carta, forbici. Sasso, carta, forbici. Allora. Sasso, carta, forbici. Ah, piccoli! Sulla prima carta che è di colore rossa, ma adesso però devo lanciare il dado, quindi posso scegliere qualsiasi ingrediente rosso, ma prima però devo lanciare il dado per vedere se lo posso scegliere io o l'avversario. Tiro? Sì. Vai, tiro qua in un punto quasi, vediamo. Sì. Sorriso, quindi l'ingrediente lo scelgo io, Giorgia. Allora, cosa posso scegliere? Sono indeciso in realtà tra il ketchup, che ci può stare anche se è un po' troppo dolce. Sai che ti dico, Giorgia? Scelgo l'ingrediente più naturale per la pizza, cioè il pomodoro. Pensavo di scegliere il frutto. No, no, metto così, un altro qui e un altro qui. Guarda che bello, ho anche decorata bene. E allora lo metto qua. Oh, non mi piace. Non ti piace? Ora tocca a te, Giorgia. Prendi la carta, vediamo che colore è. Colore arancione. Il dado. Sì. Faccina sorridente, quindi anche lei sceglierà il suo ingrediente. Sono molto indecisa da mettere il frutto, gli smarties o gli orsetti gommosi. Gli orsetti gommosi. Ok. Vai, ti aiuto. Tutti quelli arancioni però, Un altro. Basta? Okay. Sì, basta. Giorgia, ti ricordo che poi dopo questa pizza te la devi mangiare, Ma mi piace la pizza. Ma te lo dici te? Adesso tocca a me a sollevare sulla carta. Ed è la carta di colore
bianco. Quindi lo scegli un colore bianco, anzi. Però prima devi dire il dado. Mannaggia, pensavo se lo fosse dimenticato. Va bene, Giorgia, tiro il dado. Nella pizza ci sta male il marshmallow. Sei sicura? Sì. Dai, possiamo cambiare con la maionese? No. Vabbè, marshmallow, che mettiamo? Il marshmallow. Allora. Ma che schifo però. Anche perché il problema non è metterla adesso, il problema è mangiarla dopo poi, va bene. Mettiamo qui. Ma le candeline? Faccio? Le candeline. Candeline? No, sì, sono marshmallow. Allora, sì. Così. E te ne lascio magari una per dopo te. No, non le voglio vedere. Adesso tocca alla Giorgina. Colore nero. Il dado. Eh sì, fa la finta tonta. Sorrisino. Va bene. No. Ti passo l'aceto balsamico. Oh, che schifo! Ok, io direi che possa bastare perché già. Brava! Adesso tocca a me a sollevare la carta. Vediamo, vediamo colore, colore. Blu. Tira il dado. Io. Non vai, vai. Oh, ci siamo, 3, 2, 1 e via! Pagina triste. Io sì. Vediamo che cosa sceglie Giorgia, anche se mi sa che c'è solo una cosa da scegliere di blu, Giorgia, eh? Mm-hmm. Grazie. Va bene, metto, vado? Sì. Vado così, eh? Ci metto così. Guardate, guardate. Oh, meno male adesso da qualcosa di dolce. Guarda. Che schifo. Meno male, ci sono anche marshmallow, eh. Che male, schifo. Male, ma fare... che schifo, dai, già solo a guardarla mi vengo a vomitare, Giorgia. Adesso tocca a me. Giallo. Giallo. Dado. Che se dimentica sempre, fa la furbetta lei. Sì. Ma volevo scegliere io per te. Mannaggia. Vai, scegli. Io ovviamente voglio le bananine, non le ho mai assaggiate per una pizza. Ma che schifo. Sono durissime. Io voglio vedere dopo questa pizza come te la mangi, guarda, sono proprio curioso, eh. Ah, la stai proprio decorando, guarda, guarda, guardate ragazzi. Adesso ritocca a me sulla carta ed è la carta red, rossa. E vediamo chi tocca scegliere, se a me o alla Giorgia. Allora, non vale così però, dai! Sono cattiva! No, you're setting gommose! Ma giù, tutti rossi! Ma che schifo! Anche perché non so che reazione hanno questa al colore, quindi voglio vedere poi dopo quando sarà calda la pizza. Io lo so forse, che... si sciolgono. Dici? Sì. E forse sciolte sono ancora più schifosi. Mamma mia! Che gusto saranno? Fragola? Fragola. Ok, vai l'ultimo. Ci siamo! Pizza schifosa quasi pronta! Che schifo! Adesso tocca a me, non vedo l'ora! Carta di colore... bianco! Bianco! Vai, Giorgio, scegli! Anzi, no, prima devi segnare il dado, mi dimentico anch'io. Vai, dado, faccina... triste! E quindi sono io a scegliere questa volta per te! Yeah! Allora, qui la scelta è molto dura. Abbiamo una mozzarella, ancora rimasto un marshmallow, il maionese popcorn. E il popcorn oppure, oppure gli orsetti gommosi o le caramelle. Io però non ho mai visto in vita mia i popcorn sulla pizza, quindi per la Giorgia scelgo i popcorn. Tieni, Giorgia. No, dai, che cattivo. L'onore a te a condire la pizza. Per me basta. Aspetta che basta, riempi. No! Così. Che schifo. Bravo. È il mio turno. Vediamo qual è la carta. La prossima carta è di colore verde. Verde, di nuovo verde. Dai, posso dire il dado? Vado. Ah, ah, ah.
scelgo io per me, scelgo io voglio andare sempre sulla cosa class. Vedi? Ma t'ho visto, l'ho visto. Ma fa la furba, Quindi stavo dicendo, vado sul condimento classico, quindi sceglierei anche se mi è venuto un'idea. Di verde, forse tu te ne sei accorta, Giorgia, sul tavolo abbiamo un kiwi. E dentro che colore è il kiwi? Verde, però fa schifo. E in realtà sì, perché il kiwi è un po' acido, quindi abbiamo il salato, il dolce e l'acido. Io so più cose di che, sono pure il croccante io. Mm-hmm. Mettiamo il kiwi? Sì. Vai. Allora mettiamo il kiwi. Babbo, ma ti lascio pure la buccia, che schifo. Beh, tanto tutta fa schifo la pizza, quindi che tanto si cuoce poi nel forno. Giorgia, tocca a te. Prima di continuare, ragazzi, però ricordatevi sempre di lasciarci un bel like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella degli aggiornamenti. E adesso tocca a te. Ok. Carta di colore. Colore rosso. Rosso. Lancia il dado. Ma non è giusto. Ma che scegli? Ci puoi mettere? Il ketchup. Me lo passi per favore? Tieni. Grazie. Che schifo. Non si può guardare, ragazzi. Colore giallo. Ora vediamo se posso scegliere io il mio ingrediente. Fortuna. Porta fortuna. Uno, due. Scelgo io. Voglio provare questa volta un ingrediente che usano gli americani. L'ho visto su un TikTok. Cioè l'ananas. Ma che schifo, babbo. Guardate. Pensavo ci mettevi le caramelle o le bananine. Allora, mettiamo un ananas qui. Che schifo. Un ananas qui. Non posso guardarla. E un ananas qui. Non posso guardarla. Ok, qui c'è. Non posso guardare, babbo. Guarda. Guardate, ragazzi, è un quadro. È bellissimo. Colore verde. Ok. Sì. Devo scegliere io per lei. Non ho mai provato a mettere le olive. Vai, è il momento giusto. Ragazzi, abbiamo finito le munch, ora è il momento di metterle in forno perché vanno poi assaggiate, perché la regola principale è che poi queste pizze vanno assaggiate. Ma secondo voi qual è la più bella? La mia o quella del babbo? La mia. Ma che dici? Ma guardate che bella la mia, è gialla, schifo, verde. Ma schifo. Vabbè, pronte per metterla al forno? Sì. Andiamo! Allora. Se me la metti a me, vai, questa è quella di Giorgio, la mettiamo di sopra. È un letto a castello. E poi mettiamo, guardate la mia. È un letto a castello. Così. Aspettiamo 10 minuti e dopo vanno assaggiate. E vi ricordiamo, chi non l'assaggia viene eliminato. Esatto. Fra 10 minuti ci rivediamo. Ciao. 15 minutes later. Ragazzi, 10 minuti sono passate. Guardate le pizze adesso come sono. Allora, voi non immaginate, ragazzi, l'odore, se si può dire odore, perché c'è una puzza incredibile di marshmallow, di big bubble, di frutta cucinata. La mia fa puzza di olive. È vero, anche di olive, esatto. Allora, Giorgio, com'è la tua? Intanto, ragazzi, la mia. Guardate, le caramelle sono proprio sciolte. Gli orzacchiotti, proprio quando le ho sfornate, sembravano che erano scomparsi nel nulla, non c'erano più, la magia. Ma dove sono, infatti? Io non li vedo. Forse sono questi. È vero, si sono proprio sciolte del tutto. L'unica cosa che si vede intatto, ragazzi, è il ketchup. Guardate, il ketchup è rimasto così, un po' più scuro. Il ketchup, le olive e le bananine, però sono un po' bruciate. Invece, guardate la mia, ragazzi. Ai. Allora, la cosa che vedo subito sono i colori degli Smarties, quel blu che si è sciolto tutto, guardate. Questo invece è il marshmallow. Guardate, è buono. Non c'ho con lo Smarties si è sciolto, che peccato.
ananas bello, no, ananas qui bello cotto, il kiwi pure. Oh no ragazzi, guardate, guardate che schifo, c'è tipo un'acqua. Che sarà? Ah ragazzi, l'odore è proprio acido, acido l'odore, fa male anche al naso. Ok, l'unica cosa che vedi intatta ragazzi è il pomodoro, guardate il pomodoro, sono rimasti uguali a prima. Giorgia, adesso è arrivato il momento di assaggiare queste pizze. Sei pronta? No, io me ne vado via. No, allora, ho vinto? No. Perché se si arrende, si perde. Pronta Giorgia? Più o meno. Ma anch'io non è che sono tanto felice, eh? Adesso è arrivato il momento dell'assaggio. Chi non assaggia viene eliminato. Vuoi assaggiare? Sì. Anch'io. Guardate ragazzi. Assaggio? Sì. Vai. Prima te. Vai. Guarda, posso togliere qualcosa? Mamma mia, era immangiabile, c'era un gusto di morbido, croccante, viscido. A questo punto Giorgia mi sa che la challenge ce l'abbiamo persa tutte e due. Sì, l'abbiamo persa tutte e due, hai ragione. Quindi non vince nessuno. No. Ragazzi, per la prima volta non vince nessuno, né Giorgia, che vince sempre lei, e né Babbo Salvo. Spero che vi abbiamo tenuto compagnia anche oggi. Mi raccomando, lasciateci tanti like, iscrivetevi al nostro canale e attivate la campanella degli aggiornamenti. Esatto, e noi come sempre vi salutiamo con un grande